vi ringrazio per essere qui presenti. Oggi abbiamo l'ultimo incontro di questo seminario e concludiamo in bellezza con l'intervento di Francesco Gallofaro su Padre Pio. Mi presento quindi subito Francesco Gallofaro, che molti di voi già conosceranno. È un membro del team di ricerca di Nemo Sancti e all'interno del progetto si occupa dello studio di atti di cause di canonizzazione e specialmente si occupa della figura di appunto Padre Pio. Ha una laurea in scienze della comunicazione e ha un dottorato in semiotica dell'Università di Bologna. Ha molti interessi di ricerca, tra cui l'etnosemiotica, l'epistemologia e la morfodinamica, che è una metodologia che ha applicato, per esempio, allo studio delle strutture dei testi litanici. Ha pubblicato già molti vari libri, tra cui ricordo un libro su Eluana Englaro, uscito per Meltemi nel 2009, e che è appunto dedicato ai dibattiti politici, scientifici ed etici attorno all'eutanasia e al caso Englaro, e è autore anche di un altro libro che si intitola Dopo Gerico, i nuovi spazi della psichiatria, uscito per Esculapio nel 2015. E ha poi tutta una serie veramente impressionante di pubblicazioni su tanti argomenti diversi. Oggi però lo ascoltiamo parlare appunto su Padre Pio, con un intervento che si intitola La scrittura come laboratorio mistico, le lettere di Padre Pio ai suoi direttori spirituali. Grazie Francesco, prego. Grazie Jenny per essere qui. Io parlerò di Padre Pio, ho questo compito. Mi fa piacere parlare di un Padre Pio, diciamo un po' insolito, che è quello del suo epistolario in quattro volumi, e in particolare ci interesseremo ai primi due. Ecco, nel mio titolo avevo parlato della scrittura come laboratorio mistico, perché questo è effettivamente quello che più mi interessa in questo epistolario. Questo Padre Pio, apprendista mistico, che in qualche modo, attraverso il rapporto con i suoi direttori spirituali, scopre questa dimensione, direi settimana dopo settimana, perché più o meno la frequenza è quella con cui scrive, diciamo, i suoi direttori spirituali. Ed è un Padre Pio un po' forse diverso da quello pop, quello dei rotocalchi, quello, diciamo così, delle torme di pellegrini che vanno a San Giovanni Rotondo per confessarsi da lui, tra cui molti VIP e tra cui molti politici anche. E, ecco, diciamo, spero che oggi, insomma, si riesca un po' a scoprire un Padre Pio. Comunque, quando vi ho dato questo titolo, in realtà non sapevo come sarebbe andato il seminario, quindi noi vedremo sicuramente questo aspetto mistico nella scrittura di Padre Pio, però occorre sicuramente inquadrare questa problematica all'interno di una cornice un po' più ampia, che è quella del rapporto di direzione spirituale, che si svolge, tra l'altro, con una modalità piuttosto interessante, e cioè per lettera. Ecco, questa direi che è il luogo dove andare a cercare la pertinenza rispetto al nostro seminario, non perché si tratti di una autobiografia in senso proprio, cioè come qualche cosa che ha a che fare con la dimensione del progetto retrospettivo, no? Se c'è un progetto qui, è un progetto esistenziale, sicuramente riguarda il futuro. Un po' questa cosa che io dico scherzando, ma neanche tanto, per cui Padre Pio studia da santo, ecco, e quindi ci interessa andare ad approfondire come funziona questo, che insomma già Magdalena Cubas nel suo intervento ha chiamato autobiografismo più che autobiografia. Ecco, quindi questa cosa mi sembra, quali sono i caratteri semiotici e enunciazionali di questo autobiografismo che si svolge all'interno di questo rapporto sulla direzione spirituale. Allora, no, non la faccio troppo lunga con questo preambolo e vado avanti.
Questo è più o meno ciò di cui ci occuperemo oggi. Vorrei prima di tutto introdurre la problematica della direzione spirituale, non la do per nota a tutti, e soprattutto questo genere che ci interessa, ovvero la direzione spirituale condotta attraverso lettere. Ecco, dopodiché affronteremo i caratteri dell'epistolario di Padre Pio, racconteremo qualche cosa di queste lettere che lui scambia con diverse persone. E faremo anche una piccola, diciamo, intermezzo sul metodo che intendo impiegare, perché, come vedremo, mi rifarò moltissimo a quello che Umberto Eco ha descritto, diciamo, un metodo che lui ha in qualche modo descritto nel Trattato di Semiotica Generale, nel terzo capitolo, quando parla dei modi di produzione segnica, e quindi occorre giustificare perché, dato che la semiotica, diciamo, in qualche modo è andata avanti, ecco perché andare a riscoprire o a riesumare questo che secondo molti potrebbe essere anche considerato un metodo di analisi, anche se di solito non viene impiegato per delle analisi di testi particolari. Allora, diciamo solo allora, forti di questa piccola introduzione, potremmo affrontare quelle che sono le prime esperienze mistiche descritte da Padre Pio per lettera, e infine faremo due approfondimenti in particolare, uno appunto sul ruolo del direttore e il ruolo del figlio spirituale o della figlia spirituale, e vedremo, diciamo, come questi influenzano la produzione della soggettività di chi scrive. E infine diremo qualche cosa in fase di conclusioni. Sui particolari, insomma, che riguardano l'enunciazione rispetto a queste lettere di cui andiamo a occuparci. Bene, io quindi in realtà per oggi sì, ho cercato di dare questa forma e questa struttura alla mia ricerca. Sono molti anni che raccolgo materiale, ma diciamo, questa è forse la prima occasione in cui ho cercato di ordinarlo e di selezionare alcune cose per farvele vedere che mi sembrano piuttosto interessanti, ma davvero mi scuso e metto le mani in avanti in anticipo se poi alla fine questa è un debutto, è una prima, ma magari poi non funziona la commedia che ho così scritto per voi e quindi mi scusate se sarò noioso. Una sorta di prova generale. Allora, vado avanti, ecco, e in primo luogo introduciamo il problema della direzione spirituale in genere, e in particolare per quello che riguarda questa cosa piuttosto strana, cioè dirigere le persone spiritualmente scrivendo delle lettere. Ecco, questo lo dico perché, insomma, normalmente perlomeno siamo abituati a pensare alla direzione spirituale come qualcosa che riguarda più dei colloqui o dei rapporti che noi possiamo avere in presenza. Ecco. Poi tutto succede, tutto può essere e si danno anche rapporti di direzione spirituale via email sicuramente oppure via Zoom in questo periodo. Eppure, la direzione spirituale teoricamente nasce proprio nelle lettere. E vediamo subito come, oppure perlomeno, diciamo, l'utilizzo di lettere è attestato fin dall'inizio di questo genere. Ecco, infatti, possiamo rifarci a San Paolo, che scrive diverse lettere, ovviamente, le lettere di Paolo, insomma, sarebbe molto presunto
presuntuoso da parte mia poterne esaurire l'importanza per il cristianesimo. Ricordo che molti considerano Paolo come il vero inventore del cristianesimo, perché in qualche modo è quello che lo fa uscire dall'alveo, dal seno del giudaismo, per portarlo all'Occidente tutto, ad altre culture, e dandogli questa spinta ecumenica. Naturalmente, ecco, questa è una tesi che io qui non sviluppo e non approfondisco, però le lettere di Paolo sono il nucleo più antico di quello che si chiama Nuovo Testamento, no? Alcune di queste lettere sono effettivamente le primissime testimonianze che abbiamo rispetto a quella cultura, precedono decisamente la stesura dei Vangeli e di altri testi che compongono il Nuovo Testamento. Ecco. E così come precedono sicuramente anche, perlomeno alcune di loro, anche gli atti, le vicende narrate negli Atti degli Apostoli. Ecco, prima però di buttarmi proprio su Paolo, sì, anche qui un piccolo caveat. È chiaro che se noi vogliamo studiare la direzione spirituale nel senso proprio che diamo a questa parola, una pratica, quella della Chiesa contemporanea, allora questa direzione spirituale non esiste prima del Concilio di Trento, perché è lì che viene effettivamente disciplinata da un punto di vista giuridico. Tuttavia essa era chiaramente in uso nella tradizione e in particolare nella tradizione monastica e quindi insomma, siamo legittimati ad andarci a chiedere quali sono le radici storiche di questa pratica. Poi io non sono uno storico, esistono delle opere molto interessanti, se ci saranno gli atti, così come abbiamo annunciato, inserirò sicuramente in bibliografia questa storia della direzione spirituale a cura di Filoramo, Zarri, Boas Gaiano. Insomma, ci sono alcuni testi che sicuramente possono approfondire questo argomento molto meglio di quello che farò io. Allora, perché San Paolo, il quale tra l'altro scrive a Timoteo e ai suoi discepoli, non perché sia sua intenzione in qualche modo educarli quello che è il problema della direzione spirituale, ovvero al discernimento. Sicuramente, diciamo così, San Paolo non era consapevole di stare iniziando la tradizione della direzione spirituale cristiana, eppure queste lettere e più in generale il suo rapporto con Timoteo sono il modello, no? Che già nell'epoca del primo cristianesimo, penso ad Atanasio che lo cita, c'erano già il modello sulla base del quale tutti coloro che vengono dopo, no, cercano di impostare delle relazioni simili. Ecco, questa è la questione. Quindi abbiamo queste lettere, tra l'altro la seconda lettera di Timoteo a Timoteo è una deutora paolina e quindi probabilmente non è di San Paolo, mentre la prima, diciamo, per quanto riguarda quella che stiamo leggendo adesso, la prima è probabilmente una lettera autentica, cioè gli viene attribuita perlomeno in maniera autentica. Allora, Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per comando di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio vero figlio nella fede, grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Gesù Cristo, Signore nostro. Partendo per la Macedonia, ti raccomandai di rimanere in Efeso, perché tu invitassi alcuni a non insegnare dottrine diverse e a non badare più a favole e a genealogie interminabili, che servono più a vane discussioni che al disegno divino manifestato nella fede. Il fine di questo richiamo è però la carità, che sgorga da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera, proprio
Deviando da questa linea, alcuni si sono volti a fatuo e verbosità, pretendendo di essere dottori della legge, mentre non capiscono né quello che dicono né alcuna di quelle cose che danno per sicure. Cosa possiamo vedere in questo incipit? Alcune questioni molto importanti, certamente ci sono alcuni caratteri centrali nell'insegnamento di Paolo, come la questione della caritas, dell'amore caritas, ma vediamo anche delle caratteristiche che poi segneranno tutta la tradizione della direzione spirituale cristiana, a partire dal fatto che Timoteo viene definito figlio nella fede. Ecco, nel rapporto di direzione spirituale noi abbiamo un padre spirituale e un figlio o una figlia spirituale. Un'altra cosa che mi pare piuttosto interessante per le questioni suscitate all'interno del seminario è l'autobiografismo. In questa lettera, non soltanto ovviamente nel passaggio diciamo, che noi stiamo considerando, ma in tutta la lettera, non mancano anche gli spunti biografici in cui Paolo parla brevemente di sé e menziona alcuni episodi o caratteri della sua predicazione. Ecco. Quindi, come vedete, c'è già qui appunto il tentativo di instaurare un rapporto di tipo spirituale, il tentativo di fornire delle indicazioni e dei consigli su come bene predicare, come bene svolgere il proprio ministero. E quindi, insomma, troviamo già in questa lettera alcune caratteristiche che, come vedremo, arrivano, diciamo così, attraverso 2000 anni di storia, sono ereditati anche da Padre Pio, mentre si accinge a scrivere le proprie lettere di direzione spirituale. Ecco. Quindi questa è un po' la questione. Sarebbe bello dilungarci su questo rapporto tra Paolo e Timoteo, attestato anche negli atti. Ci sono molte vicende anche aneddotiche. Le spoglie di Timoteo sono state riscoperte soltanto a metà del 1900, in una chiesa dove erano state nascoste fin dal 1200 e provenivano da Costantinopoli, e io ho potuto anche vederle a Roma, nella basilica per l'appunto di San Paolo fuori le mura, ed eravamo lì appunto come progetto Nemo Sancti per un convegno, quindi ne ho approfittato e sono andato a vederlo. Sarebbe bello, dicevo, approfondire i caratteri di questa relazione che è appunto costitutiva per quello che riguarda tutto il resto del cristianesimo, ma ho paura che di star perdendo già troppo tempo e quindi vado avanti per convocare un'altra figura importante, cioè Lucio Neo Seneca. Seneca e le sue lettere a Lucilio sono altrettanto importanti rispetto a quello che è diciamo, il formarsi di questa relazione di carattere epistolare, che sicuramente appunto non nasce quindi con il cristianesimo e non riguarda soltanto il cristianesimo. Ecco, con le lettere a Lucilio abbiamo un interessante, diciamo, precedente, per cui ci troviamo di fronte a un filosofo che affronta tutta una serie di problemi relativi alla morale, scrivendo a qualcuno a cui vuol dare dei consigli. Per esempio, in questa lettera, la lettera 9, capitolo 20, la lettera 9 è tutta dedicata al problema del dolore, della sofferenza, della vecchiaia e della morte, no? E quindi troviamo questa lettera. Se un uomo spazia per l'universo, non si sentirà mai a disagio davanti alla verità. Il falso invece lo disgusterà. D'altra parte, se la morte si avvicina e lo chiama, per quanto sia immatura, per quanto tronchi a mezzo la vita, ebbene si è pur sempre colto un frutto pari a quello di un'esistenza lunghissima.
Gli è nota ormai gran parte della natura, sa che l'onestà assoluta non cresce di per sé stessa con il trascorrere del tempo, e la vita, quale che sia la sua durata, sembrerà inevitabilmente breve a chi la misura, prendendo come metro piaceri vani e perciò senza alcun limite. Ecco, il problema è ovviamente quello della sofferenza, della malattia e della morte, che come dire, riguarda la filosofia e qualunque discorso religioso sensato, e in particolare nelle religioni monoteiste finisce per riguardare la teodicea, cioè la giustizia divina. Ma non è questo che ci interessa qui, perché quello che ci interessa in questa lettera è semmai appunto questo rapporto e questa relazione che non soltanto Seneca, ma Seneca in quanto depositario di una lunga tradizione filosofica, no, instaura con il suo allievo, quindi questo rapporto da maestro ad allievo. Perché? Perché il cristianesimo, insieme con la filosofia pagana, in qualche modo ne assorbe anche le istruzioni e le modalità d'uso, quindi le forme espressive, e dunque anche la lettera. Ecco, quindi questo è sicuramente uno dei modelli che troviamo alle origini di questo particolare genere letterario, che è la direzione spirituale. E quindi come possiamo affrontarlo? E poi, insomma, in qualche modo vediamo che già il primo eremita, Sant'Antonio, nelle agiografie si racconta appunto che lascia tutto, va nel deserto. Parliamo di Sant'Antonio il Grande, Sant'Antonio Abate, non Antonio da Padova, mi raccomando, ci sono quasi un millennio di differenze tra i due. E, ecco, lui teoricamente, Sant'Antonio, è il primo eremita, ma in realtà quando va nel deserto, quando prende questa decisione di ritirarsi, in Egitto ovviamente, ha già un maestro, cioè c'è già un saggio anonimo del suo villaggio, che aveva, o vicino al suo villaggio, diciamo, che aveva già preso questa decisione. Ecco, quindi, e quindi non si può, diciamo, nemmeno il primo eremita può esserci senza che abbia avuto un maestro spirituale. Questo perché questo rapporto di direzione spirituale è assolutamente consustanziale, ecco, al monachesimo cristiano e al monachesimo sì, orientale e occidentale. Ecco. E nonostante questo, per moltissimo tempo la direzione spirituale rimane, diciamo così, confinata all'interno dei conventi. Nonostante questo, o forse proprio per questo, ecco, il fatto che anche la classe media e i laici, no, abbiano bisogno di una spiritualità, no, e quindi anche di una di direzione di qualche tipo, è una scoperta del basso medioevo, del primo rinascimento, dell'età moderna. Su questo, insomma, concordano una serie di studiosi, tra cui anche Desserteaux, che magari evocheremo anche più avanti. Bisognerebbe anche fare una distinzione tra quelli che sono i trattati di direzione spirituale e i manuali sulla direzione spirituale. Ovvero, per moltissimo tempo, nonostante questo rapporto di direzione spirituale ci sia praticamente sempre stato, ecco, anche in Oriente, nella Chiesa di Oriente, anche laddove era più diffuso, era più forte, non si sono scritti manuali sulla direzione spirituale, cioè su come si dirige spiritualmente qualcuno. Hanno semplicemente una serie di trattati ascetici che erano le fonti
utilizzate dai direttori spirituali per dei florilegi che servivano poi a loro volta per, in qualche modo, ecco, per educare i loro pupilli, i loro figli spirituali. E l'esempio degli esempi, in questo caso, chiaramente è la Filocalia, quindi questa sterminata collezione di testi di padri della Chiesa, padri del deserto, antichi monaci, eremiti, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi in realtà i veri manuali sulla direzione spirituale, alcuni di questi li nomineremo strada facendo, sono post-tridentini, quindi è soltanto appunto con questa grande opera di normativizzazione, mi viene da dire, del cristianesimo e del cattolicesimo in particolare, si incomincia a scrivere sulla direzione spirituale, ecco, e su come dovrebbe essere condotta. E quindi con il Concilio di Trento è, come abbiamo già anticipato, un grande spartiacque tra due periodi. Ecco, adesso ho evocato anche Foucault. Perché mi interessa Foucault? Perché secondo Foucault all'origine della direzione spirituale c'è tutto il paganesimo, ovviamente abbiamo già in qualche modo parlato di questo, e c'è quello che lui chiama contratto parresiaco. Ecco, poi ci sono con lui anche una serie di storici che ovviamente concordano con questo genere di tesi. Ecco, la cosa che interessa è questo, c'è una sorta di contratto che fa sì, ecco, Foucault ne parla nelle sue lezioni, fa sì che anche Diogene possa permettersi, quando Alessandro Magno passa di là, di offenderlo. No, senza alcuna pietà. Cioè che uno dei problemi che si pone a Foucault è proprio questo: che cos'è che fa sì che una persona, fosse anche un filosofo, no? Può permettersi come dire, di dire la verità? A quale condizioni io posso dire a una persona che mi ascolta la verità su di lui? Ecco, quando questa persona molto spesso diciamo, potrebbe ovviamente offendersi, e questa è la prima questione, e in secondo luogo potrebbe anche reagire molto male se si tratta di un personaggio potente. Ecco, e quindi insomma, in qualche modo attraverso l'analisi di una serie di casi, Foucault dice quali sono le caratteristiche alla base di questo contratto. Questo contratto, noi semiotici, fa immediatamente suonare un campanello, quindi è evidente che c'è un contratto anche tra il direttore di qualche tipo, tra il direttore spirituale e il suo figlio spirituale, l'anima che lui dirige. Ecco, anche se questo contratto è presupposto, nel senso che noi non lo troviamo spesso negli epistolari o nel corpus che noi andiamo ad esplorare. È più qualche cosa che emerge dai trattati, ecco, come dicevamo prima, sulla direzione spirituale. Allora, le caratteristiche che Foucault propone, quindi parlando di quella che è il periodo, sì, diciamo così, della filosofia greca, e quindi diciamo che affonda le sue radici sicuramente nel paganesimo, è questo, no? Chi è diretto spiritualmente deve volere ascoltare la verità su se stesso, e d'altra parte, poiché la verità può rompere la relazione, ovviamente ci si può offendere, no? E la verità può fare male, no? La verità ti fa male, lo so, il direttore deve talvolta persuadere. Non può limitarsi a dire la verità, ma deve essere anche in grado di persuadere la persona con un ragionamento, no, giustamente, a cui si dirige, e inoltre ogni tanto anche blandirla, no? Questo diventerà nella tradizione cristiana l'idea della consolazione. Ecco, il direttore in qualche modo deve anche fornire consolazioni. Ecco, mi raccomando, non va confusa ovviamente questa problematica ecco, forse avrei dovuto dirlo prima, non va confusa questa problematica con quella della confessione, che non c'entra assolutamente nulla. Ecco, il figlio spirituale
va dal direttore spirituale per altri scopi e non per confessare i propri peccati. Ecco. Forse è meglio dirlo perché, tra l'altro, Foucault si è occupato anche di confessioni e di recente è uscito il suo, in Italia la traduzione appunto di questo suo ultimo libro, che è proprio dedicato a questo tema. Allora, questo contratto parresiaco si trasforma nel monachesimo, giustamente con il cristianesimo assume poi una sua fisionomia particolare e anche qui possiamo in qualche modo riassumerle con le caratteristiche che ho inserito in queste slide. Allora, il padre deve essere educato alle vie dello spirito, il figlio deve essere disposto ad approfittare della sua esperienza per progredire senza interruzioni. Ha un carattere individuale la direzione spirituale, sì, non è collettiva, è un rapporto tra due, c'è cioè, quindi un'anima diretta e un mistagogo, no? Poi vi sono alcune virtù di cui il padre spirituale deve essere in possesso: la carità, l'umiltà, la pazienza, l'alternanza tra la mitezza e la severità, quindi sapere anche dosare, no? Le due vie, che da un lato appunto il rimprovero, se vogliamo, anche aspro talvolta, ma dall'altra parte anche invece di saper blandire, e poi ovviamente l'eloquenza. Ci sono anche dei doveri, ecco, questo è piuttosto interessante, se ci sono dei diritti e dei doveri del padre, ci sono dei diritti e dei doveri del figlio, è un vero e proprio contratto, quindi i doveri del padre sono amarli, i suoi figli, no? Pregare per loro, prendere su di sé il peso dei propri peccati, ascoltare i loro logismoi, questa è una parola molto importante, poi ci ritorniamo, no? Sostanzialmente i logismoi sono pensieri concreti, materiali, terreni, che in qualche modo ci spingono verso il peccato. I carismi del padre, il padre se appunto dovrebbe anche essere in possesso di carismi, cioè quindi sostanzialmente non si apprende da nessuna parte come diventare padri spirituali, occorre anche la grazia, no? Per poter esercitare questo genere di professione, è un mestiere impossibile, un po' come quello di docente, mi viene da dire. Quindi ovviamente diacrisis, il discernimento. Prima cosa è il discernimento, perché l'intero rapporto di direzione spirituale serve a questo, serve a fare sì che dal padre spirituale il figlio assorba attraverso tutta una serie di appunto, casi che vengono raccontati, questa capacità di discernere, di discriminare tra il bene e il male. E poi anche abbiamo la profezia. Tra i doveri dei figli abbiamo la completa obbedienza, l'amore e il rispetto. Quindi gli obiettivi sono aprire il cuore e l'anima alla ricerca interiore, la preparazione alla confessione. Queste caratteristiche sono, diciamo, non sono elencate ovviamente in questo modo, ma è quello che emerge da trattati spirituali che sono stati pubblicati fin da io l'ultimo che ho comprato era del 2020, quindi sono tuttora attuali. Ecco, è tuttora quello che si scrive di questo rapporto, e compreso appunto il riferimento ai logismoi. Ecco, questa cosa mi sembra piuttosto interessante, forse posso introdurre qui questa problematica dei logismoi. E i logismoi sono appunto i pensieri di carattere peccaminoso, sono le tentazioni. Ed è contro questi logismoi che i primi eremiti, no, già a partire dal terzo, quarto secolo avanti Cristo, proprio per combattere contro questo, si rifugiavano nei loro eremi, si andavano a cercare il deserto più solitario, come dire, in questa sorta di terribile fuga dal mondo da un lato e poi corpo a corpo con il demonio che era considerato
in qualche modo l'ispiratore, ecco, di questi luoghismi. Quindi fin dall'epoca abbiamo questa, appunto, questa problematica nel monachesimo, di un tentativo di perfezionare se stessi. Loro si descrivevano come degli atleti di carattere spirituale, no? E di combattere contro i loghismi. Allora, sarebbe molto lungo rifare anche qui la storia di questa tradizione. Già appunto Filone di Alessandria, quando commenta nel Trattato sui Sogni, quando commenta il sogno di Giacobbe, definisce Giacobbe un atleta spirituale, e quindi nel primo monachesimo c'è questa proprio idea dell'atletismo e del fatto di appunto doversi in qualche modo preparare e combattere. Guardate che anche il termine ascesi, ascesis, è quello che fanno gli atleti quando si preparano nell'antica Grecia. E poi, diciamo, cambia campo semantico e viene trasferito nel dominio della spiritualità. E per quello che riguarda i logismoi, anche lì c'è una tradizione che risale al paganesimo, nel senso che i monaci nel deserto si rifanno all'insegnamento di Origene, e Origene stesso si rifà al neoplatonismo, e quindi all'insegnamento plausibilmente di Ammonio Sacca, perché poi troviamo questo termine anche in Plotino. E Origene e Plotino sono grosso modo contemporanei. Ecco, quindi questa è un'altra, diciamo, di quelle caratteristiche appunto della tarda dell'epoca tardo-antica che noi ritroviamo nel cristianesimo, cioè un'eredità che il cristianesimo rivendica e che porta fino al XXI secolo. Un'altra caratteristica interessante è il rovesciamento del contratto, che qualche volta è invocato proprio per provare la santità dell'anima spiritualmente diretta, nel senso la santità del diretto gli permette di rovesciare il rapporto di direzione spirituale. Quindi chi è diretto diventa direttore. Ecco. Allora l'esempio che io faccio, visto che questa cosa si ritrova anche in Padre Pio, è quella di Lucio e del suo maestro Longino. Ecco. Nei detti dei padri del deserto troviamo una serie di detti di Lucio e una serie di detti di Longino. Per esempio, l'abate Longino venne a consultare l'abate Lucio e gli disse: ho tre pensieri, sono i loghismoi ovviamente, no? Il primo è partire per condurre la vita del pellegrino. La risposta è: se non sorvegli la lingua là dove vai, gli rispose l'anziano, non sarai mai pellegrino, ma se la sorvegli, lo sarai anche qui. L'abate Longino disse ancora: ecco il mio secondo pensiero, non rompere il digiuno che è ogni 2 giorni. L'abate Lucio gli rispose: il profeta Isaia ha detto, curvare la testa sino a terra come un giunco non basterà a rendere il tuo digiuno gradevole a Dio. Custodisci il tuo spirito dai pensieri malvagi. Il mio terzo progetto, continuò l'abate Longino, è di fuggire lo sguardo degli uomini. Se non cerchi prima di correggerti, vivendo in mezzo a loro, rispose Lucio, non è abitando solo che potrai correggerti. Ecco, questo è diciamo, è un esempio di direzione spirituale, no? Che ci fa tornare indietro al IV secolo, no, scusate, al V secolo dopo Cristo, e quindi vediamo appunto a cosa serve il rapporto di direzione spirituale, quindi a un retto discernimento e a favorire la Ascesis, quindi questo miglioramento personale. Ecco, così però questo Longino è appunto il figlio spirituale di Lucio, e tuttavia quando diviene direttore dell'eremo del Enaton, Lucio si trasferisce da lui e
diventa a sua volta il discepolo del proprio discepolo. Quindi ovviamente questo ci fa capire da un lato che Longino è maturato ed è santo, dall'altro ci dice anche qualcosa su una virtù fondamentale dei monaci, che è quella della umiltà, e quindi di sapere e forse anche essere contenti, no, del fatto di essere stati surclassati o superati, diciamo, dal proprio discepolo. Ecco. Quindi questo è il rovesciamento del contratto su cui ci siamo dilungati, perché troviamo questo rovesciamento anche nel rapporto tra Padre Pio e i suoi direttori spirituali. Ecco, quindi diciamo che più di 1500 anni dopo Padre Pio comincia il suo apprendistato come discepolo e termina come maestro, quindi i suoi direttori spirituali sono loro che a propria volta incominciano a interrogarlo per chiedergli dei consigli. Allora, dopo questa lunga introduzione, veniamo finalmente ai caratteri di questo epistolario di Padre Pio. Prima di tutto, insomma, ecco, sarebbe anche qui piuttosto imbarazzante presentare Padre Pio. Lo conoscono in molti, comunque, ecco, non so se in questa generazione c'è una devozione particolare nei confronti di Padre Pio, ma insomma già diciamo in quella precedente era piuttosto diffuso, no? Padre Pio si chiamava Francesco Forgione, ebbe una vita piuttosto lunga, quindi nacque nel 1887 a Pietrelcina e morì invece a San Giovanni Rotondo, cioè nel convento dove aveva finito per ritirarsi dal 16. Quindi muore lì nel 1968. Entra nell'ordine dei frati minori cappuccini ed è ordinato sacerdote nel 1910, quindi molto, molto giovane, no? Se ci pensate, no? Però ha un problema di salute molto grave e anche poco comprensibile, nel senso che molti medici lo visitano e non sanno esattamente di che cosa si tratti, no? Alcuni gli danno anche, arrivano a dargli pochi mesi di vita, questo durante la visita per il servizio militare durante il primo conflitto mondiale, no? Qualcuno pensa che abbia la tisi, quindi, sì, quindi abbia la tubercolosi, che abbia una malattia polmonare, ma in sostanza, ecco, preda di terribili dolori, abbassamenti della vista, insomma una serie di problemi. Lui tra l'11 e il 16 è costretto a vivere, a tornare a casa, a tornare a Pietrelcina, nonostante poi molti tentativi dei monaci, dei suoi direttori spirituali in particolare, di ordinargli addirittura di andare a morire in convento, che non c'è assolutamente niente di male nel morire diciamo, in grazia di Dio in un convento per obbedienza ai propri padri, no? Ai propri direttori. Ecco. E nel 1918, come ciascuno sa, è trasverberato, quindi appare un misterioso figuro come una lancia che lo trafigge, e neanche un paio di mesi dopo riceve le stimmate. Ecco, in quel periodo, non attraverso media cattolici, ma attraverso invece giornali più che laici come il Mattino di Napoli, la sua fama si sparge, all'inizio attraverso uno di questi corrispondenti locali volontari, no, che vive a San Giovanni Rotondo. Dopodiché la sua fama ha ovviamente anche delle fasi alterne, conosce una sorta di nuova, diciamo così, nuova rinascita nel secondo dopoguerra per via dei rotocalchi, no? Che ne fanno la meta del pellegrinaggio di politici e di celebrità, quindi quello è il periodo in cui ci sono queste foto quasi scandalistiche, delle rubate con dei grossi teleobiettivi, delle stimmate, eccetera, no? Comunque fu sottoposto ben 2 volte a indagini e restrizioni anche del Santo Ufficio nel 23 e negli anni 60,
in cui si arriva anche a intercettarlo nel confessionale, gli mettono i microfoni per vedere che cosa succede, che cosa dice, no? E, è anche noto per aver fondato l'ospedale di San Giovanni Rotondo, che è tuttora in attività. Il suo processo di canonizzazione è stato molto, molto lungo e ha subito anche dei lunghi periodi di stasi, ma viene canonizzato sostanzialmente per volontà di Giovanni Paolo II, che era un devoto. Giovanni Paolo II aveva dedicato la sua tesi di dottorato, diciamo, il misticismo di Giovanni della Croce, e quindi, appena preso il titolo, diciamo, decise di andare a fare un mistico vero, e quindi aveva sotto le mani Padre Pio, e da quel momento si dice sia così nata la sua devozione nei confronti del frate. Vado avanti, ecco le lettere che ci interessano. L'epistolario si compone di quattro volumi, li vedete qui. Il primo volume comprende in particolare, molto importante, le lettere ai propri direttori spirituali che vedete qui in foto, no? Quello al centro è Padre Benedetto da San Marco in Lamis, e invece quello a lato è Padre Agostino da San Marco in Lamis, che si aggiunge al primo, perché appunto il primo dispera un po' di questo allievo ritirato, un po', lui sospetta anche un po' imboscato, ecco, a Pietrelcina per motivi di salute, e in più il primo ha una sorta di carriera ecclesiastica che gli porta via molto tempo, e quindi chiede anzi ordina ad Agostino di San Marco in Lamis di associarsi alla direzione. Il secondo, Agostino, bisogna dire, crede molto di più ai fenomeni mistici, alle estasi associate appunto a Padre Pio, anzi dice, riporta nei suoi diari di averle viste, di poter testimoniare le lotte con il diavolo e via dicendo, e quindi in qualche modo il rapporto tra Agostino e Padre Pio, il giovane Padre Pio, è più disteso, e forse, diciamo così, Padre Pio più volentieri si apre nei confronti di Agostino, raccontandogli queste cose che gli capitano. Ed è un rapporto che si interrompe sostanzialmente a partire dal 23, nel senso che dopo la prima indagine dell'Inquisizione, del Sant'Uffizio, vengono sollevati da questi incarichi, e si proibisce a Padre Pio di vederli, e non li vedrà mai più per tutto il resto della vita. Quindi ci interessano in particolare proprio queste lettere, perché a partire dagli anni 10 ci fanno vedere passo dopo passo come Padre Pio costruisce la sua lettura mistica di quelle che sono le vicende che gli capitano durante la sua vita quotidiana. Il secondo volume di cui ci occuperemo sono invece le lettere a Raffaelina Cerese, che sono la prima, diciamo, esperienza di direzione spirituale di Padre Pio. Ci interessano in particolare queste, un po' appunto perché abbiamo Padre Pio che, mentre è spiritualmente diretto, diventa anche direttore di questa nobil donna, della piccola nobiltà, diciamo, del Foggiano, e terziaria francescana. E quindi in qualche modo Raffaelina è un po' la cavia su cui lui fa esperienza come direttore, e quindi ci interessa perché c'è questo cambiamento di ruoli che possiamo misurare tra il Padre Pio direttore e il Padre Pio spiritualmente diretto. E ci interessa. Diciamo, il secondo volume è più godibile di altri, perché abbiamo tra l'altro anche le risposte di Raffaelina, mentre, diciamo, le lettere, insomma, delle figlie spirituali del terzo volume, o quelle dei suoi conoscenti, familiari, che sono raccolte nel quarto, non ci sono pervenute, quindi in qualche modo è meno interessante, e si riesce a comprendere un po' meno questo gioco, diciamo, del dialogo
che si, che insomma, in qualche modo si intreccia lettera dopo lettera. Ecco. Quindi questo è il motivo per cui in qualche modo ci concentriamo sui primi due e ci sembrano più interessanti e li approfondiremo un po' meglio rispetto agli altri. Ecco, quindi questo è un po', e questo è l'epistolario, le lettere appunto di a Raffaellina sono un volume, si concentrano tutte in grosso modo un anno, no? Tra la fine del 14 e l'inizio del 16, quando lei, poveretta, muore. Mentre diciamo, quelle che lui scrive ai suoi direttori spirituali coprono un periodo di tempo più lungo, ma in ogni caso, diciamo che la cosa che ha attirato di più il nostro sguardo è questo periodo abbastanza critico dei primi anni, ecco, in cui abbiamo questo giovane frate, non ancora santo, che in qualche modo cerca di formarsi attraverso questi rapporti. Le lettere poi a Raffaellina sono molto belle anche per altre questioni, c'è una sorta di transfer di Raffaellina che in qualche modo, non dico che si innamora come una pera cotta di Padre Pio, ma è gelosa, per esempio, no? Perché lui dirige anche delle altre persone, quindi si rifiuta di consegnare le lettere che sono destinate. Lui per comodità le invia tutte a lei, poi le chiede di destinarle ad altre donne, no? E quindi questo è causa di un litigio furibondo. Poi lei in qualche modo allora dirada la corrispondenza, che è un modo per dire non ti parlo più, no? Allora lui si lamenta di questo fatto, ma poi insomma il rapporto procede anche con dei problemi. Quando lui deve fare la visita per il servizio di leva, lei preoccupatissima si offre di raccomandarlo e lui giustamente rifiuta, no, sdegnato. Poi lei tresca con padre Agostino e padre Benedetto per costringere padre Pio a tornare in convento, ma padre Pio in qualche modo allora si arrabbia perché la sospetta appunto di non avere un rapporto sincero con lui, e in un rapporto il rapporto di direzione spirituale deve essere sincero, e alla fine la povera donna si riduce in fin di vita, e quindi padre Pio si decide a lasciare Pietra e Elcina, e si conoscono finalmente dal vivo sul letto di morte di lei. Quindi è una vicenda meravigliosa di un rapporto che potremmo definire, sì, di amore platonico, ecco, tra queste due persone. Allora, vado avanti per dire due cosine sulla vicenda editoriale, perché già durante la sua vita, no, senza il suo consenso, furono pubblicate alcune lettere di Padre Pio, con omissioni, senza criteri precisi, ma questo d'altro canto è il de destino più o meno di ogni santo, di ogni mistico, cioè che le proprie opere vengano prese, saccheggiate, fatte a pezzi, pubblicate, diciamo, con degli estratti, eccetera, no? Quindi senza nessuna forma di rispetto editoriale. Questo, per esempio, quello che noi leggiamo di Teresa di Lisieux è stato ricostruito in maniera certosina, perché le sue sorelle usavano prendere la sua corrispondenza e i suoi scritti, tagliarli a striscioline e regalarli come reliquia alle persone che passavano di là e volevano un ricordo della santa. E quindi fu un filologo a mettersi lì con la colla, a raccogliere tutte queste striscioline, no? E a cercare di ricostruire come in un puzzle quelli che sono gli scritti della santa, no? Ecco, quindi e inoltre per quello che riguarda Padre Pio, fin dall'inizio, come ogni VIP, sono uscite di lui delle biografie non autorizzate, assolutamente non autorizzate. Penso a quelle di Emanuele Brunatto, questo traffichino, barattiere, ricattatore che usò molto Padre Pio durante tutta la sua vita, e la sua vicenda è ben ricostruita nel volume di Luzzatto su Padre Pio, Miracoli e Politica. No, ecco, soltanto per il processo, in vista del processo di canonizzazione,
in maniera più sistematica e scientifica, si mise mano alla corrispondenza di Padre Pio, quella che si era conservata, furono raccolti e pubblicati i quattro volumi. I quattro volumi sono editi, sono anche tradotti in inglese, per mia fortuna, perché sto scrivendo molte cose in inglese, e fanno a tutti gli effetti, occupano un intero volume degli atti del processo di canonizzazione. Ecco, quindi sono stati utilizzati per provare la santità, l'eroicità delle virtù, no, del personaggio. Ecco. I modelli della corrispondenza sono molto, anche questi molto, molto importanti. Non stiamo parlando di una corrispondenza, per così dire, no, né improvvisata né sincera, perché il rapporto, come abbiamo detto, di direzione spirituale ha dei suoi precisi limiti, dei paletti entro cui ci si muove. All'interno di queste lettere è spesso molto semplice individuare delle informazioni che Padre Pio dà di sé, o la sua richiesta, no, ai suoi direttori, ma come stai, che cosa ti è successo? La scorsa settimana dovevi fare un viaggio, oppure ti sei ripreso dalla malattia, anche tu sei finito a letto per la spagnola. Ecco, queste sono le cose che leggiamo, sono vicende biografiche, di tutti i giorni, se vogliamo. Poi, però, la parte di direzione spirituale ha un suo registro stilistico ben riconoscibile, quindi si può perfino dire dove si apre e dove si chiude. Quindi il rapporto di direzione spirituale non è quello con un amico, e neanche con quello con un conoscente. Ha delle sue regole, che, come abbiamo visto, e quindi è possibile ricostruirlo. E tra i modelli di Padre Pio è impossibile non citare Gemma Galgani, perché lui era in possesso della prima edizione delle Lettere d'Estasi della Serva di Dio Gemma Galgani, l'edizione del 1909, e lo sappiamo molto bene perché copia alcune di sana pianta, diciamo, alcuni passi della Santa. Quindi, come ogni studente, in qualche modo, anche lui, quando studia da santo, ha i suoi modelli, e poi, come molti studenti, cerca in qualche modo di minimizzare il lavoro e lo studio, e di conseguenza saccheggia. Ci sono una decina di lettere, anzi, sono credo proprio 10, ecco, che lui copia dalla povera Gemma. Ecco. Dopodiché, altri modelli riconoscibili all'interno dell'epistolario sono quelli di Lorenzo Scupoli, combattimento spirituale, anche lì per i medesimi motivi, cioè viene Scupoli preso, saccheggiato, smontato, rimontato, no? Ma è ancora riconoscibile in qualche modo all'interno della scrittura di Padre Pio. Quindi possiamo parlare a tutti gli effetti della polifonia di Bactiniana memoria. E poi Giovan Battista Scaramelli, anche lì, Giovan Battista Scaramelli, questo scrittore di trattati rivolti a direttori spirituali, e quindi del direttorio ascetico, del direttorio mistico anche, ecco, è riconoscibile, lui viene preso e utilizzato da Padre Pio, talvolta proprio per rovesciare questo rapporto con i suoi direttori spirituali. Possiamo tranquillamente parlare di un rapporto di agone o di angoscia dell'influenza con Harold Bloom tra Padre Pio e i suoi direttori spirituali. Lui in qualche modo cerca di batterli, cioè cerca di essere migliori di loro, migliore di loro, e quindi si arma di tutto quello che pazienza, no? Giustamente, e di tutta una serie di buone letture per poter far questo. Ecco, è l'ora di fare questo intermezzo metodologico, che spero abbastanza breve, perché per comprendere in qualche modo come Padre Pio, a partire dagli episodi della propria giovinezza, dalle cose che gli capitano durante la settimana, ecco, in cui
e che poi riporta ai suoi direttori spirituali, come costruisce un pezzo alla volta, passo dopo passo, una lettura spirituale e in particolare mistica della sua esperienza. Allora, ho pensato che nonostante siano, ecco, mi accuserete di voler riportare dietro la semiotica, no, agli anni 70, ma a me sembra che alcune cose che scrive Eco nel 1975 possano essere molto importanti per dare una lettura semiotica rispetto a come tutto questo avviene. In particolare, no, se noi abbiamo presente il modello di Hemsley, il modello di testo, per cui un testo funziona così, c'è una forma del piano dell'espressione, vi è una forma del piano del contenuto, vi è un rapporto tra i due che è il rapporto della semiosi, no? Possiamo chiederci, immaginiamo allora che la forma del piano dell'espressione sia giustamente il linguaggio verbale che il buon santo, no, utilizza, e il piano del contenuto sia, no, appunto costituito da questi contenuti spirituali che lui vuole associare a cose che fanno parte della sua esperienza, no? Allora ci si può chiedere giustamente come funziona la semiosi qui, quindi come fa Padre Pio a mettere insieme un testo come se si trattasse di una macchina che produce questo rapporto, ecco, in uscita, no? Ecco, in particolare giocano un ruolo chiave quelli che Eco chiama asserti metasemiotici, ovvero sulla semiotica, ovvero sul rapporto tra le forme del piano dell'espressione e le forme del piano del contenuto. Quindi che cosa succede? Succede che noi abbiamo a questo livello qui, che sto segnando con il mouse, il linguaggio, la scrittura. La scrittura è, per Padre Pio, il luogo dove alcune forme dell'espressione servono per parlarci e per veicolare alcuni contenuti. Quali contenuti? Parlano di un secondo rapporto, cioè che vediamo qui, del rapporto tra le forme dell'espressione della sua esperienza quotidiana, e poi vedremo anche quali, cercheremo di dettagliare meglio, no? Con alcuni contenuti di carattere spirituale che lui associa ai primi per catalisi. Ecco, questo è il modo in cui gli asserti metasemiotici funzionano, cioè si prendono alcune cose dell'esperienza e le si prendono come segni, come se fossero segni, ecco, di, appunto, o come se fossero piano d'espressione per dei contenuti che andiamo ad associare. Catalisi, per l'appunto. Non si tratta di un'analisi, non si tratta di un processo di discomposizione, ma si tratta di un processo di composizione, ecco, del testo e dei suoi contenuti. Adesso sono riuscito a banalizzare mostruosamente il problema e a renderlo probabilmente anche in maniera sbagliata, ma mi perdonerete la licenza. Ecco, questo è il modello di Eco. Chi poi ha già ascoltato la mia relazione su Dante ha già visto, insomma, un po' l'anticipazione che ne ho fatto. Purtroppo in quella sede avevo veramente pochissimo tempo per approfondire, ma vedete che qui c'è un lavoro specifico sul continuum espressivo che serve è un lavoro quindi che serve per creare la forma dell'espressione, no? Per articolarla, no? Per organizzarla, per renderla più adeguata, eccetera, da un lato. Dall'altro c'è un lavoro qua giù sul continuum del contenuto che riguarda proprio il rapporto tra espressione e mondo, quindi mondo
ovviamente il mondo, sì, cioè il mondo in senso molto molto vasto, nel senso che può essere il mondo inteso come cosmologia, ma può essere anche il mondo della vita, quindi il mondo dell'esperienza quotidiana, no? In cui siamo collocati o gettati, no? Questo mondo che è oggetto appunto di menzione oppure di presupposizioni, come vediamo qui, ecco. E poi vi è un terzo tipo di lavoro che serve per correlare i due, cioè per creare la relazione semiotica tra i due. Ecco. E gli asserti metasemiotici possono essere collocati qui. Abbiamo quindi dei giudizi semiotici che, partendo da menzioni o da presupposizioni, vengono presi, quindi sono e in qualche modo collegati, no? Attraverso il codice al piano di espressione. Allora, vado avanti, poi dopo magari se necessario ritorniamo su questo schema, che tanto io comunque non impiego tutto, perché ovviamente non funziona sempre tutto insieme, no? Ma appunto mi rifaccio soltanto ad alcune questioni. Allora, finalmente possiamo entrare nel merito del discorso di Padre Pio. Questa è la foto di Padre Pio giovanissimo nel 10, se non ricordo male, quindi, tipo la fototessera, ecco. E quindi leggiamo una delle primissime lettere che lui scrive a Padre Benedetto da San Marco in Lamis il 6 luglio del 1910. Allora, dietro le innumerevoli tentazioni alle quali vado soggetto di giorno in giorno, un dubbio da sconvolgermi anche la mente mi rimane. Se veramente le ho discacciate. Piango e gemo molto a piedi Gesù sacramentato per questo, e molte volte mi par di essere confortato, ma sembrami pure alle volte che Gesù si nasconda all'anima mia. La penna è impotente a descrivere ciò che passa nell'anima mia in questi momenti di nascondimento di Gesù. L'incertezza di avere o no discacciate le tentazioni, più che mai l'insidiatore maligno, la fa sentire nell'accostarmi alla Santissima Comunione. Sono momenti, Padre mio, di grandissima battaglia. E oh, quanta forza mi debbo fare per non privarmi di tanto conforto. Ed ella, Padre, come la sente intorno a ciò? È il demone che ciò va suscitando, ovvero sono i miei inganni questi? Mi dica un po' come debbo comportarmi. Ecco, questa è più o meno la lettera in cui troviamo già tutta una serie di vicende di cui abbiamo parlato sopra. Sicuramente questa lettera fa pienamente parte di quella che è la tradizione monastica che abbiamo descritto fin qui. Ecco che i nostri asserti metasemiotici cosa fanno? Intanto partono da alcuni stati di carattere propriocettivi, e in particolare dal desiderio e dalla sua opposizione alla quiete, no? E dal desiderio, dalla tentazione, probabilmente è un giovane frate, sta probabilmente parlando di tentazioni della carne, no? Qui. Padre Pio, qui appunto in queste lettere parla spesso di questi problemi in cui incorre. Il primo problema, il più grave forse, è quello del dolore, costantemente sofferente di appunto malattie che non si riescono a spiegare. Poi vi è ovviamente il problema appunto delle tentazioni che lui prova, e vi è poi invece il problema anche dei piaceri, ovvero delle consolazioni che lui fortissime avverte quando prega, quando la sua anima in qualche modo riesce a uscire da questi. Ecco, quindi lui legge in primo luogo la realtà che li circonda attraverso il filtro il corpo gli fa da filtro, ecco, per comprendere per quanto riguarda la sua esperienza dell'ambiente in cui si trova. Quindi il primo problema è la propriocezione, alcuni stati del suo corpo che sono legati appunto alla foria, quindi a
sensazioni di carattere disforico, sensazioni di carattere euforico, e che lui associa attraverso questi asserti metasemiotici a delle opposizioni che sono l'incertezza e la battaglia opposto alla certezza della pace, l'occultamento di questo Cristo che si nasconde a lui, no? Che è contrapposto allo svelamento, no? L'impotenza, la sensazione di impotenza appunto che è connessa al desiderio, e invece il vigore, no? Che contraddistingue, la liberazione direi dal desiderio, ecco, più che la quiete. E qua abbiamo poi le tentazioni del demonio, ovviamente, perché parla di una battaglia, parla del combattimento spirituale, no? E l'assenza delle tentazioni. Quindi questo, se vogliamo fare una sorta di mappa quanto mai parziale e incompleta, ovviamente, no? È riduttiva del spazio semantico e delle sue connessioni, le connessioni poste da Padre Pio attraverso questi asserti, questo è più o meno uno schemino che ci può aiutare. Ecco, quali asserti noi troviamo? Troviamo menzioni, proposizioni indicali, quindi questo particolare stato propriocettivo è causato dal demonio, però troviamo anche delle presupposizioni. Cioè, Padre Pio non lo dice apertamente, ma è chiaro che si sta rifacendo a una serie di classici, tra cui per esempio il combattimento spirituale. Leggiamo per questo passo di Scupoli, no? Il combattimento spirituale è un classico del suo genere, un testo imprescindibile della fine del Cinquecento. Ecco, e perché aspirando tu all'altezza di tanta perfezione devi fare continua violenza a te stessa per espugnare generosamente e annullare tutte le voglie, grandi o piccole che siano, necessariamente conviene che con ogni pronto animo ti prepari a questa battaglia. Infatti la corona non si dà se non a quelli che combattono valorosamente, e quindi abbiamo la metafora del combattimento come dire, e della guerra, che ritorna moltissimo, ovviamente ritorna in Padre Pio, ritorna in altri, ritorna la metafora della cittadella assediata, una serie tutta la tecnica bellica viene impiegata, viene scomodata qui per descrivere questi stati. Non ci sono qui, perlomeno, quelle proposizioni eterne o in forma di regola, per cui sempre, ogni volta che X, allora Y, no? Ogni volta che tu senti una tentazione, allora il diavolo. Non viene utilizzato questo genere di asserto metasemiotico, perché non spetta a chi è spiritualmente diretto. Ecco che l'assunzione di questo ruolo di appunto figlio spirituale impedisce giustamente al giovane Padre Pio di enunciare delle regole generali, anzi lui le chiede lumi e precisazioni ai suoi direttori. Vediamo un altro esempio, lettera 207 a Padre Agostino da San Marco in Lamis. In questo momento, Padre mio, il mio spirito è gravemente oppresso, sembrami che la vita mi si arresti, il cuore mi si spezzi dall'acutissimo dolore dal quale sono tutto compreso, foltissime tenebre si vanno addensando sull'orizzonte del mio spirito, le quali solo la misericordia di colui che le cagiona le può e le deve diradare. Ed intanto l'anima mia marcirà sotto il peso delle sue infedeltà verso l'autore della vita. So che niuno è mondo innanzi al Signore, ma la mia immondezza non ha confini dinanzi a Lui. Nello stato presente, in cui il pietoso Iddio, nella sua infinita sapienza e giustizia, si va degnando di alzare il velo e manifestarmi gli occulti miei mancamenti in tutta la loro malizia e bruttura, mi veggo così deforme che le stesse mie vestimenta mi sembrano che hanno orrore della mia lordura. Ecco, questa è la lettera di un Padre Pio evidentemente in gravissima crisi, no? Poi comunque cominciano sempre queste lettere con ciao, come stai, dammi notizie, e poi dopo comincia questa terribile querimonia, no? Ecco, e lamentazione no? Di portata biblica. Ecco, anche in questo caso, se vogliamo, possiamo diciamo parlare di
opposizioni tra il dolore e l'assenza di dolore. No? Io poi ho in qualche modo messo qui tra parentesi quadre delle cose che non ci sono, non sono lessicalizzate, ma sono presupposte comunque nella lettera di Padre Pio, per cui questi sono, il dolore viene associato sia al corpo sia allo spirito, e quindi è qui che funziona l'asserto metasemiotico, cioè il dolore corporeo viene associato a uno stato disforico anche sul piano spirituale e a queste tenebre a cui lui fa costantemente riferimento. Tutte queste sono volute da Cristo per mondare la sua anima. Ecco che Cristo è più o meno connesso a tutto in questo, ed è un connettore di isotopie, no? In questo spazio semantico. E appunto, sempre Cristo è colui che quindi ti fa vedere quanto sei sporco. Quanto sei immondizia, no? E così, no? In qualche, e questo in realtà è proprio lo scopo, è il suo scopo, lo scopo per cui si cela e lo scopo per cui ti causa del dolore, cioè quello di purificarti, no? Ecco. Anche qui abbiamo questi stati propriocettivi che lui interpreta come voluti da Cristo e sono altrettante menzioni e proposizioni indicali, no? E qui il presupposto è Giovanni della Croce, quindi è la grande mistica maschile, perché quella femminile, quella teresiana, cioè, che dal 500 in poi va affermandosi. In particolare c'è questa nozione di notte dello spirito. Cos'è questa tenebra a cui si fa riferimento? Lo leggo velocemente ora. Possiamo applicare il nostro ragionamento al fuoco divino dell'amore contemplativo che prima di unirsi all'anima e trasformarla in sé, la purifica da tutti i suoi elementi contrari, ne fa uscire tutte le sue brutture, la rende nera e oscura, tanto da sembrare più sporca e obbrobriosa di prima. Questa purificazione divina, infatti, rimuove gradualmente tutti gli umori cattivi e viziosi che l'anima non riusciva a vedere perché profondamente radicati in lei. Non si rendeva conto di quanto male avesse dentro. Ora, invece, perché li possa buttare fuori e distruggere, le vengono posti davanti agli occhi e li vede benissimo, illuminata dalla luce e dalla contemplazione divina, anche se per questo motivo non è peggiore di prima, né in se stessa né nei confronti di Dio, poiché riesce a vedere dentro di sé ciò che prima non vedeva, ha la sensazione chiara non solo di non essere guardata da Dio, ma addirittura di essere aborrita da lui. Ecco. Quindi questa, anche in questo caso poi mancano proposizioni eterne o regole la cui enunciazione spetta al direttore spirituale. La terza lettera, ecco, non so se spero di non starla facendo troppo lunga, perché è un esempio in realtà di estasi, perché se no sembra che Padre Pio si lamentasse e basta, anche se si lamentava parecchio e questi direttori spirituali a un certo punto erano anche un po', dopo 10 anni, annoiati dal giochino, per cui quando gli capita di essere stigmatizzato, neanche gli credo, no? A un certo punto. Comunque, non appena mi pongo a pregare, subito sento che l'anima incomincia a raccogliersi in una pace e tranquillità da non potersi esprimere con le parole. I sensi restano sospesi, a eccezione dell'udito, il quale alcune volte non viene sospeso. Però ordinariamente questo senso non mi dà fastidio e devo confessare anche se a me intorno si facesse grandissimo rumore, non per questo riesce a molestarmi meno manente. Da qui capirete che poche sono le volte che riesco a discorrere con l'intelletto. Spesse volte poi mi accade che in certi momenti, nei quali il continuo pensiero di Dio, che è sempre a me presente, mi si allontana un po' dalla mente. Mi sento allora in un tratto toccarmi da Nostro Signore in un modo assai penetrante e soave, nel centro dell'anima, che il più delle volte sono costretto a versare lagrime di dolore per la mia infedeltà e di tenerezza, per avere un padre sì buono e sì attento a richiamarmi alla sua presenza. Altre volte invece mi avviene di trovarmi in una grande aridità di spirito, sento il mio corpo in una grande oppressione per le tante infermità. Sento di essere impossibilitato a potermi raccogliere e fare orazione per quanto buon desiderio ne avessi. Quindi, diciamo, non gli riesce sempre di pregare, in qualche modo anche la preghiera è una grazia, e in quei momenti lui in qualche modo riesce a prescindere da tutta una serie di questioni. Niente, è troppo, veramente troppo lunga, e quindi vado avanti sugli asserti metasemiotici. Volevo soltanto magari richiamare al fatto che alcuni di questi
diciamo, caratteri di questa esperienza estatica sono stati già descritti da Maria Pia Pozzato nel suo intervento e quindi li ritroviamo qui perfettamente, cioè l'epifanicità, il fatto di scoprire qualche cosa, la liberazione dai confini dell'io, alcuni semi redittivi e di incoatività. C'è questa parola all'improvviso, eutsous è in greco e qui la troviamo addirittura nelle opere di Dionigi, dello pseudo Dionigi Areopagita, quindi è proprio un termine tecnico della mistica, questo all'improvviso, subito, no? D'un tratto si viene appunto rapiti e sollevati, no? All'ultimo cielo. Ecco, veramente vado avanti sulla questione del direttore diretto come ruoli tematici perché possiamo fare qui diciamo, mi sembra interessante fare il paragone tra quello che Padre Pio scrive nella veste di direttore e quello che Padre Pio scrive nella veste di diretto, no? Anche qui fatemi andare avanti, no? Per esempio, il 19 maggio del 14 lui scrive a Raffaelina Ceresa. Discacciate ancora, le dà del voi, discacciate ancora tutti quei dubbi che si vanno addensando sul cielo dell'anima vostra. Quali sarebbero? Che voi siete sorda alle chiamate divine, che resistete ai suoi dolci inviti, che siete voi l'unico ostacolo per l'avanzamento nella via della perfezione di vostra sorella, perché tutto questo non procede dal buono spirito, ma sono tutte arti diaboliche per ritirarvi, o almeno per farvi sostare nell'avanzamento della perfezione e farvi perdere di coraggio. Se Gesù si manifesta, ringraziatelo, e se vi si occulta, ringraziatelo pure. Tutto è scherzo d'amore, dice Padre Pio. Quindi è molto consapevole che in questi momenti di grave crisi e di occultamento spirituale, di tenebra spirituale in cui il cristiano dispera di farcela, ecco lì è il diavolo che è al lavoro e quindi bisogna assolutamente resistere. Doveva leggere quello che aveva appena scritto a Raffaelina, quando invece, rivolgendosi a padre Agostino, la settimana dopo scrive: in questo momento, padre mio, il mio spirito è gravemente oppresso. Sembrami che la vita mi si arresti, il cuore mi si spezzi dall'acutissimo dolore dal quale sono tutto compreso. Foltissime tenebre si vanno addensando sull'orizzonte del mio spirito, le quali sono solo la misericordia di colui che le cagiona, le può e le deve diradare. E intanto l'anima mia marcirà sotto il peso delle sue infedeltà verso l'autore della vita. L'abbiamo già letto prima. La cosa che mi sembra interessante qui è che sostanzialmente Padre Pio, qui abbiamo un altro esempio, no? Dice a Raffaelina: perché temete tanto, mia buona sorella, il vostro nemico? Non sapete che il buon Gesù è con voi sempre, che nulla può l'avversario delle anime contro chi ha risoluto di essere tutta Dio? Ecco, Satana non può nulla contro chi si è votato al Signore, no? Voi dite che sentite compassione di voi stessa, vedendo in voi tutta superbia e niente umiltà, sempre cadute e mai stare in piedi. Non è vero niente di tutto questo, è un tranello di Satana per farvi perdere di coraggio e arrestarvi, se fosse possibile, nelle vie dell'amore, presentandovi la via della perfezione troppo ardua per voi. Allora, uno che scrive così, come fa poi a occupare il ruolo di figlio spirituale? Cioè, se tu da direttore sei consapevole che tutti i tuoi dubbi e i tuoi tranelli nei momenti di sconforto e di disperazione sono Satana al lavoro, no? Come fai poi dopo, da figlio spirituale, a manifestare gli stessi dubbi, gli stessi problemi? E così Padre Pio ha una sorta di colpo di genio qui, perché si inventa il metadubbio, no? Si inventa il fatto di dubitare del fatto di non avere dubbi, no? Allora, chi è? Lui dice: io so benissimo che, appunto, io non ho dubbi sul fatto che Gesù Cristo sarà magnificato nel mio spirito, nel mio corpo, senza portare scottatura alcuna. Ma chi ne è l'autore di tal sentimento che io sento nella più alta punta dello spirito? Potrà mai esserne l'autore il maligno spirito? Non arrivo a persuadermi che egli sia capace di tanto, poiché un tal sentimento io lo sento nel più segreto dello spirito, dove a mio modo di vedere l'ingresso è vietato a qualsiasi creatura, sia infernale che angelica. Dice: ma questo fatto che io non ho dubbi,
di essere salvato e che Gesù, insomma, in qualche modo poi mi sosterrà anche nella mia ora più disperata. Ma non sarà che questo non aver dubbi è ispirato a sua volta da Satana? Ecco, e che si è inventato il dubbio sul dubbio, che però è una posizione a cui ho costruito questo quadrato semiotico in cui abbiamo la fede e il dubbio come contrapposti, no? Poi abbiamo l'assenza di dubbio, l'assenza di fede nel lato sud del quadrato. Allora vedete che possiamo distinguere la fede e il fatto di poter vincere, no? Il credere, dall'assenza di dubbio, cioè quindi non credere di poter soccombere. Ho cercato di descriverla così, con questa, diciamo, con questa, rifacendo ricorso alle modalità. Ecco, insomma, grazie al quadrato semiotico possiamo capire che c'è una certa differenza tra la fede e il non aver dubbi. Poi è possibile chiaramente costruire o imbattersi in dei testi in cui c'è un rapporto di presupposizione tra i due. Comunque, Padre Pio fa questo, dovendo occupare il ruolo di spiritualmente diretto, no? E quindi essendo nella posizione di non poter esprimere delle certezze, perché non competono a lui, competono al direttore spirituale, no? Quello di dare certezze, di dare delle risposte, allora si inventa il metadubbio, ecco, quindi il dubbio sul fatto di non avere dei dubbi. Bene, l'ho fatta lunghissima e arriviamo, no, ad alcune conclusioni, no? Vorrei un po' riepilogare alcune cose molto velocemente, no? Perché appunto in queste lettere che noi abbiamo visto, abbiamo notato come ci siano 2000 anni di tradizioni mistiche e di ascetismo, che sono poi quelli propri della tradizione monastica a cui si rifà Padre Pio, come ci ha detto anche Sabrina Stroppa, ne abbiamo discusso insieme, no? In coda al seminario scorso. E quindi troviamo il combattimento spirituale, l'ascetismo radicale, l'orazione di quiete e l'estasi, che purtroppo ho dovuto tirar via un po' velocemente, mi dispiace, e la notte oscura dello spirito. Ecco, abbiamo dei connettori isotopici che sono, tra tutta questa pletora di temi e di valori, che sono riconducibili o al corpo, no? Inteso come un supporto tramite cui il divino, che è il secondo grande connettore isotopico, si manifesta come propriocezione di stati teopatici. Quindi c'è una teopatia, si patisce Dio sul proprio corpo, lo si sente sul proprio corpo, e questo è Voynet, che ha inventato la parola, stati teopatici. Ecco, quando Padre Pio poi assume questo ruolo tematico del padre spirituale e la funzione attanziale di destinante, trasferisce il sapere di cui è entrato in possesso, trasferisce alla sua figlia spirituale, no? Quindi in quel caso cambia la sua soggettività, viene costruita una soggettività molto diversa, che non è più quella del mistico o dell'apprendista mistico, no? Ma è quella invece del direttore spirituale, quindi di colui che ha un sapere e quindi lo trasferisce senza privarsi di questo sapere. Quindi ha un ruolo che Gray Mass chiama di comunicazione partecipativa, trasferisce dei valori e è al tempo stesso garante del valere di questi valori. Ecco. Quindi qui poi abbiamo visto l'importanza appunto del ruolo tematico, dell'assumere questo o quel ruolo tematico nella produzione della soggettività di Padre Pio. E questo diciamo, riverbera anche sul piano dell'espressione, su quelle che sono le scelte stilistiche. Quindi le lettere di Padre Pio a Raffaelina sono più lunghe, sono molto accurate e meticolose. Tra l'altro lui è un bravo direttore spirituale, perché è più bravo dei suoi, dei suoi direttori, approfondisce di più, scrive di più, come dire, dà più riferimenti, no? È più colloquiale, proprio vediamo c'è questa trasformazione completa del linguaggio, perché lui ai suoi direttori si rivolge con questa lingua arcaica, pesante,
letteraria, ma di un po' vecchia, un po' stantia, un po' di vecchio cassetto, no? E invece la lingua con cui si rivolge a Raffaelina è fresca, è più, diciamo, è più piacevole, sinceramente, meno pesante da leggere, eccetera, no? E la speculazione mistica nel suo ruolo di direttore passa decisamente in secondo piano rispetto invece al suo compito, che è quello appunto del discernimento, di favorire la scoperta scusate, l'esperienza del discernimento nella sua figlia spirituale. Ultimissime, proprio sulla questione dell'enunciazione, cioè tutto ciò ci ha portato alla questione dell'enunciazione, no? Abbiamo già visto tante volte come nell'autobiografia, propriamente detta, ci sia una sorta di misto tra le due modalità che Benveniste, no, utilizza quando parla di enunciazione. Cioè, da un lato noi abbiamo l'utilizzo nell'autobiografia di nomi come io tu, no? Con un tu che è abbastanza generico, e che questo tu può essere il lettore, no? Se penso a Tolstoj, no, per esempio, no? La conversione, oppure è Dio nel caso di Agostino, no? Un caso più unico che raro. Però, appunto, nel parlare di sé al passato, noi ritroviamo quei tempi verbali oggettivanti, il passato remoto, che sono propri invece della storia. Quindi, nell'opposizione storia-discorso, no, in qualche modo qui abbiamo un termine complesso. Quindi, vi sono entrambi, no, nell'autobiografia come progetto. Appunto, di messa in forma retrospettiva della propria vita. Invece, nelle lettere che noi abbiamo visto, no, non c'è questo progetto di messa in forma della propria vita. Sono più considerabili, come ha detto Magdalena Kubas, come autobiografismo. Ecco, quindi non autobiografia, ma autobiografismo. Che cosa cambia rispetto alla storia? L'uso dei tempi verbali. Quindi non abbiamo il passato remoto, l'enunciazione è personale, in senso proprio, quindi il tu è un attore individuale antropomorfo, cioè il destinatario della lettera, non sono scritte per essere pubblicate. Io immagino che Padre Pio non pensasse, nel 1910, che le sue lettere sarebbero state poi pubblicate e tradotte, no? E oggetto di un processo. Però cosa succede? È vero, sembra che ci sia questa specie di trionfo dell'enunciazione personale, ma contemporaneamente questo io che lui esplora, questo paesaggio interiore, sembra dilatarsi all'infinito e al suo interno vi è un immenso paesaggio spirituale, un microcosmo, no, di significati tutti interconnessi. E quando lui ne parla, usa un presente. Che non è il presente indicativo di chi dice qui sulla mia scrivania c'è la Bibbia, Seneca o un mouse, ecco. Ma è il presente gnomico, è il presente delle sentenze, è un presente intemporale, no? È una sorta, useremmo un aoristo in greco, no? E quindi c'è in realtà una sospensione della temporalità, ecco. Ora, io queste cose non le invento, nel senso che Benveniste, nel secondo volume dei suoi scritti di linguistica generale, si sofferma moltissimo sull'uso dei modi e dei tempi verbali per portare avanti la sua analisi dell'enunciazione. Quindi non si tratta semplicemente di prendere in carico i pronomi, no? Quindi personale e non personale, ma si tratta anche di andare a vedere la persona intesa come appunto una delle caratteristiche della declinazione dei tempi verbali. Ecco, quindi anche qui, questa è la mia personale proposta, volevo rispolverare il quadrato semiotico sempre per dire che sì, c'è questa grande opposizione tra tempo del discorso e tempo della storia, no? Quindi tra personale e imperfettivo del discorso dialogico, quello tra un io e un tu, e l'impersonale perfettivo del tempo
storico. Dopodiché, però, queste due caratteristiche possono anche essere legate. E in qualche modo noi ritroviamo in Padre Pio proprio la sospensione, il termine neutro, la sospensione di questa categoria. Quindi, perché l'io svanisce, l'io diventa in qualche modo come, diciamo così, come nel sesto capitolo del trattato di Wittgenstein, il confine, no? Di questo grande mondo interiore che Padre Pio va a descrivere. Si riduce quindi questo io, scompare qua e svanisce, no? Qui avevo messo altri esempi di utilizzo di questo presente intemporale, no? Provo a dire velocemente, no? Aspiro alla luce, questa luce non viene mai, e se alle volte pure si vede qualche tenue raggio, il che avviene troppo di raro, ed esso proprio che riaccende l'animo, le brame più disperate di rivedere e risplendere il sole. Insomma, sembra che questo paesaggio interiore sia lì, metafisico, immobile, assolutamente immutabile, no? Tra l'altro, Sabrina Stroppa ci ha detto una cosa simile ieri a proposito del fatto che no, in alcune scrittrici mistiche sembra che anni e anni di esperienze mistiche non causino alcun mutamento o alcun progresso. Si direbbe che questo, diciamo, mondo spirituale che viene descritto è un mondo al di fuori del tempo, come al di fuori dal tempo è Dio, no? Ecco, Dio crea il tempo, ma ne sta fuori, no? Ecco, e nella sua, diciamo, nella sua onniscienza, no? Tutto lo svolgersi del tempo è di fronte al suo sguardo. Quindi questa è la mia conclusione, l'ho fatta veramente lunghissima, vi ringrazio tantissimo, io ovviamente non vi vedo, quindi spero che ci sia ancora qualcuno in ascolto, ecco, e ritorno da voi.